Bene, benvenuti a questa quarta conversazione che la nostra emittente Radio Più sta proponendo ed è partito proprio in questo periodo di Covid-19, di questa emergenza, di questa pandemia. Abbiamo deciso di fare queste conversazioni per così fare dei focus sull'attualità e capire cosa succede là fuori. Oggi è il primo giorno, diciamo, di fine di lockdown. Finalmente, insomma, è partita questa fase 2, questa attesa fase 2 è anche molto criticata, e però noi vogliamo proseguire, andare avanti, cercare appunto di capire che cosa succede, proprio dando voce a diverse associazioni. La scorsa settimana, scusate, abbiamo fatto dei focus proprio sulla solidarietà, sul terzo settore, sul welfare. E oggi invece ci occupiamo di mamme, no? Nel nostro post di promozione proprio dell'incontro di oggi abbiamo detto la mamma è sempre la mamma. La prossima domenica 10 maggio, sarà la festa dedicata appunto alla mamma. E oggi insieme a noi c'è Anita Cadavid. Ciao Anita, Ciao benvenuta. Francesca. E grazie di essere qui con noi. Anita è la direttrice dell'Istituto di Studi Superiori sulla Donna, ovvero un istituto che fa parte dell'Ateneo Regina Apostolorum, un ateneo appunto cattolico qui di Roma. E ti occupi, Anita, vi occupate della donna in generale, ma voi da 6 anni a questa parte promuovete una settimana interamente dedicata alla mamma. Partiamo da qui. Come mai questa iniziativa? Perché e qual è l'obiettivo? E questa iniziativa è partita soprattutto nel 2015 con la prima edizione, però ha anche tutta una storia, perché nel 2012 un gruppo di mamme sono venute da noi dicendo che loro trovavano tantissime iniziative per le mamme, però non dedicate proprio alle mamme, ma sì, invece dedicate ai figli e quindi arrivavano i figli tramite le mamme e loro sentivano che non c'erano tante iniziative per loro in questo campo. Quindi abbiamo messo, cioè, ci siamo messi come team a lavorare e è venuta fuori una rivista, un progetto editoriale. Poi anche, come vediamo, tutte le cose oggi accadono sul web. Ci siamo focalizzati soprattutto sul tema, cioè su internet. E poi rimaneva anche questa cosa, questo desiderio di venire incontro alle mamme, sostenendole tramite iniziative per loro soprattutto, non soltanto per i figli o per aiutarli con i figli, però per loro. E questo stesso team di donne, bellissime donne, ha creato questa settimana con l'idea di la settimana prima del giorno della mamma, offrire tutta una settimana di eventi, alcune attività culturali, workshops, dibattiti, incontri di diverso tipo, anche grazie ad alcune associazioni che aderiscono tramite a diversi partner, sponsors, che anche aderiscono volentieri a questa iniziativa perché ne vedono cioè la bellezza e anche la ricaduta culturale che può avere. E quindi dal 2015 ogni anno facciamo questo incontro sempre con delle bellissime testimonianze ed esperienze e ogni anno anche una tematica specifica. Mi ricordo che al primo anno abbiamo approfondito il tema delle nuove opportunità di business per la mamma. E poi l'anno susseguente, mi sembra stato sì, il 2016, l'abbiamo fatto le nuove opportunità di business per la mamma nel settore food e poi nel settore dell'editoria e così via. E Ecco, quindi tutti gli anni avete dei focus diversi. sì, e particolarmente non so se in qualche modo. Cioè, la situazione attuale non si poteva prevedere, però avevamo scelto, guarda caso, il tema della cura. E quindi per Quest'anno. quest'anno, beh, ovviamente nessuno si poteva immaginare il tema de del Covid-19,
Però abbiamo visto anche, e questo sono cioè, studi, e non soltanto studi, però cose che vediamo e riscontriamo nel quotidiano, che i lavori più essenziali che sono rimasti in qualche modo vivi in questo periodo sono lavori che fanno le donne e che a cui le donne proprio, cioè, più tendenzialmente si dedicano. Quindi ci è sembrato anche interessante questa coincidenza. Comunque, appunto, per la realtà che adesso condividiamo tutti, la settimana l'abbiamo spostata come un tutto ad ottobre, però comunque avremo un incontro particolare mercoledì prossimo, cioè il 6 marzo. Ci torniamo, però è molto importante quello che hai detto fino adesso. Tra l'altro, dall'anno scorso noi come emittente siamo vostri media partner, questo lo vogliamo ricordare, e ci piace aver abbracciato questo progetto proprio perché mette al centro la figura della mamma, ma diciamo un po' tout court la figura della donna, per questo è molto importante. Quindi quest'anno assume sicuramente un aspetto diverso la festa della mamma e questa settimana dedicata appunto in un momento così difficile come quello appunto che stiamo vivendo, giusto? Sì, assolutamente. Qualche giorno fa sentivo anche una mamma che era un po', era un po', si sentiva un po' penalizzata. Perché e mi sembra che abbia anche questo sia anche un punto da riflettere per tutti noi. Oggi diciamo che facciamo lo smart working, che in se stesso lo smart working non è semplicemente spostare il posto del lavoro da un ufficio a casa tua. Quello è un'altra cosa, perché lo smart working è tutto uno sguardo verso il mondo del lavoro. Però questo non è il tema a approfondire adesso. Però come cornice ci serve. E quindi questa donna mi diceva, io sto a lavorare tutto il giorno davanti a un PC, con delle riunioni, anche mio marito è a casa facendo anche le proprie riunioni, incontri, così. Però questa donna ha quattro figli e tre abitano a casa ancora. E diceva, e quando cominciano a litigare, la parola che dicono è mamma, non papà. E quindi, cioè, io mentre sto nella riunione devo cercare di gestire la situazione perché il mio marito non se ne accorge. E quindi, e non è in questo senso cattiveria del marito, perché so che il marito aiuta in casa, però è anche una questione di è la mamma che viene più in questo senso penalizzata, e che sia il mondo del lavoro deve ancora camminare e riflettere su come impostare certe politiche, certe cose per aiutare le mamme, non soltanto dire adesso puoi lavorare da casa, perché abbiamo visto che in questo senso questa donna si sente penalizzata e si sente più stanca in questo caso anche del suo marito. Quindi, e mi sembra che non sia un caso isolato, mi sembra che sia una questione che è trasversale, perché adesso in questo momento, per questa fase 2, le scuole rimangono chiuse, che è tutta un'altra criticità, è tutto un altro dibattito che mi sembra che lo stiamo ancora facendo. E quindi alcune persone continuano a lavorare da casa, però la criticità si mantiene. E se questo sarà fino a settembre, quindi mi sembra che un po' qui le donne continuano ad essere in certo modo penalizzate anche da questa situazione. Assolutamente d'accordo, io che sono mamma da poco, insomma me ne sto rendendo conto, insomma, che è sempre così difficile un po' creare un equilibrio tra il mondo della famiglia, della casa, della gestione appunto della casa, e poi insomma quello della carriera, soprattutto in questo momento così critico. Però ecco, volevo sapere appunto, tu l'hai già anticipato, anche un po' il gruppo di mamme che è legato a questa iniziativa, perché ricordiamo, tu hai parlato anche di una realtà editoriale che è Valore Mamma, che appunto è sia anche sul web, che ha portato avanti questa iniziativa della settimana della mamma, ma che comunque ha creato attorno a sé una serie di insomma mamme che poi rappresentano anche associazioni, giusto? Le vogliamo ricordare, le vogliamo salutare?
Certo, guarda che qui mi sono fatta l'elenco per non dimenticare nessuno, perché con il... Aspetta che mi si apre, oddio. Ecco, nel Ecco. frattempo io vorrei ricordare anche che mercoledì 6, dalle 10:30, 10:30 del mattino fino alle 12:30, ci sarà proprio questo focus di cui parlavi, che è esattamente affrontare in positivo i cambiamenti che stiamo vivendo. Questo è il tema della discussione, chiaramente tutto online attraverso Zoom. E appunto ci saranno tutte queste associazioni di mamme che aderiscono a questa rete che affronteranno questo dibattito. Ci saremo anche noi, però è importante, voglio dire, sempre iscriversi, giusto, a questi incontri. Sì, è soltanto inviare una mail a issdonna@upra.org e ovviamente con una mail di risposta verrà comunicato il link. E semplicemente è cliccare il link e si accede all'incontro. E seguire l'incontro, certo. Quindi adesso ti posso condividere le associazioni che aderiscono, che almeno che quest'anno aderiscono all'iniziativa. Spero di non dimenticare nessuno. Se per caso dimentico qualcuno, perdonatemi, però. Allora, il media partner, che in questo caso è Radio Più, e la Professional Women Association con Anna Benigni, Lady Mom di Flavia Natali, Francesca Panzadoro, Tutto a Posto, Ilaria Rossi, Ilarismo. Il Forum delle Associazioni Familiari del Lazio, che ogni anno è sempre presente anche, e quest'anno tramite Alessandra Balsamo, Silvia Cruz Cumagno di Veleda Italia, che come sponsor quest'anno pure, lo studio commercialista Sabrina Fattori, che sempre offre uno spazio di riflessioni e di aiuto per quanto riguarda l'ambito commercialista, Cristina Lazzari, Guide Click, consulenza spot insieme a Deborah Moravito, Grazia Marino, Bettina Giordani di FIDAPA Italia della sezione Roma, poi un partner che è stato con noi sin dall'inizio, sin dalla prima edizione, che è Latte Coccole Roma, Giovanna Dubini di Baby Shower Party, Laura Forcella e Giulia Costa di Jamboree, che anche Jamboree è stato sin dall'inizio, Chiara Nicolanti, Francesca Picca del Galateo del Terzo Millennio, e Maria Antonietta Pellosi e Laura Mangiali di Tra noi con noi. Quindi, come vedi, è una Tantissime, vastissima rete. che Spero non salutiamo aver dimenticato tutte, nessuno. e ringraziamo tutte, e ricordiamo insomma che poi queste sono tutte associazioni che parlano e toccano argomenti legati al mondo delle mamme, ma non solo, anche appunto il mondo professionale. Però questo è molto importante, tra l'altro tu hai fatto menzione anche del forum delle associazioni familiari del Lazio, ma ricordiamo che ieri c'è stata una manifestazione a livello nazionale, diciamo questo flash mob, proprio per ricordare il peso che le famiglie hanno portato in questi mesi per affrontare la pandemia, dove insomma non è stato assolutamente semplice utilizzare questi spazi e il tempo, lo smart working, l'organizzazione della scuola. Ecco, e speriamo che piano piano sistemerà anche il discorso scuola, soprattutto tu lo menzionavi per settembre, perché insomma è un punto molto delicato. Per cui ricordiamo che 10:30, 12:30 mercoledì, quindi questo mercoledì, chi vuole seguire può farlo mandando questa email, che ricordalo al volo. issdonna@upra.org. Perfetto. Oppure appunto visitare il sito. Ecco, un aspetto molto importante che prende il discorso mamma, ma non solo, diciamo anche quello relativo alla donna, perché voi siete un istituto che, ricordiamo, all'interno dell'Ateneo Regina Apostolorum si dedica alla figura della donna, è anche quello dell'identità professionale, perché voi portate avanti dei percorsi formativi che per aiutare insomma le mamme e non solo, anche a un riposizionamento professionale, ma anche tanto altro. Ecco, ci vuoi parlare anche di questo? Sì, certo. Facciamo tante cose che a volte non so come riusciamo a portare tutto avanti.
Abbiamo un gruppo di ricerca che è, come dire, il nocciolo dell'istituto per quanto riguarda la creazione di pensiero. E questo gruppo si concentra nel tema dell'antropologia della differenza sessuale da una prospettiva interdisciplinare. E adesso riflettiamo soprattutto sul tema dell'alleanza uomo-donna, perché questo è stato una costante delle nostre riflessioni. Non possiamo pensare la donna da sola, la pensiamo sempre in rapporto all'uomo e l'uomo anche in rapporto alla donna. Quindi anche facciamo tramite questo gruppo dei corsi formativi per veicolare questo pensiero. E da questo emerge anche un altro gruppo di condivisione che tratta soprattutto la tematica del lavoro. Come questo lo facciamo diventare una proposta concreta nel mondo del lavoro? E ci stiamo lavorando ancora, però certamente ci fa pensare che sia la donna che l'uomo li dobbiamo mettere come al centro del mondo del lavoro, è la persona che va messa al centro del mondo del lavoro, e questo ci ha permesso di offrire tante iniziative. Adesso, con tutta questa pandemia, abbiamo fatto degli incontri online di questo gruppo che abbiamo denominato Value at Work, e abbiamo fatto uno o due incontri settimanali per affrontare le tematiche e le criticità che emergono dalla pandemia, il tema del lavoro, il futuro del lavoro, le piccole e medie imprese, le priorità che devono prendere, cioè come un posto principale nella ripresa di una, tra virgolette, nuova normalità. Ecco, cosa è emerso? È emerso qualcosa di significativo che vuoi condividere con noi da questi incontri? Beh, da ciascun incontro è stato un incontro a sé. E, il tema delle piccole e medie imprese, diciamo che è un tema che genera tante criticità, perché questo paese è fondato su piccole e medie imprese a livello economico. Quindi, e vediamo che tante si chiudono, che già da prima si chiudevano, e quindi oggi è una criticità più chiara. E però bisogna investire e bisogna anche entrare in un dialogo sincero e franco con le istituzioni. Poi, col tema del lavoro e soprattutto del tema dello smart working, veniva molto chiaro il fatto che ciò che adesso, come ti dicevo all'inizio, diciamo, questo è smart working, un attimino, non è smart working, abbiamo spostato l'ufficio a casa, però non è che sia perché lo smart working è tutta un'altra cosa, e questo, è, almeno nella storia della donna che ti ho raccontato, si vedeva che è tutta una pazzia. Quindi abbiamo, in qualche modo, si è dimostrato che si può lavorare da casa, però che la situazione non è adesso ideale per dire lavoriamo in smart working. Quello è un altro punto. Il tema anche delle priorità che vanno affrontate, quell'incontro l'abbiamo fatto giusto immediatamente dopo del decreto del 26 aprile, infatti è stato il 30 aprile questo incontro, e venivano fuori tante criticità, soprattutto quelle delle famiglie che vengono penalizzate in tanti modi, e anche il fatto delle scuole che non ripartono e qui sono i bambini che vengono penalizzati nel loro diritto all'educazione per tanti versi. E mi ricordo che alla fine Emma Ceccarelli, del forum delle associazioni familiari, che era la relatrice di questo incontro, diceva che per lei c'erano tre parole chiavi di questo periodo, e mi sembra che ci possano dire ancora tanto. La prima che lei diceva, e che io le condivido 100%, la prima era l'ascolto della realtà. Cosa ci dice oggi questa realtà per quanto riguarda le famiglie, il lavoro, e cosa dobbiamo cambiare di noi stessi e dei nostri atteggiamenti? E questo ci faceva anche riflettere sul tema dell'essenzialità delle cose. Cosa di oggi, che oggi viviamo, è veramente essenziale e cosa no? Perché a volte in un mondo, in una società che
in qualche modo individualista, possiamo dirlo, ci siamo anche dimenticati dell'altro e che le mie azioni hanno ricadute sugli altri. E poi anche che la ripartenza dell'economia e in questo caso anche del paese non si fa senza l'altro, senza una solidarietà intesa come siamo tutti, non è che io ti faccio un favore, e siamo tutti insieme che dobbiamo portare il paese avanti e l'economia. Quindi queste tre parole, l'ascolto, l'essenzialità e la solidarietà, mi sembra che li condivido con Emma, siano chiavi per la ripartenza. Ecco Anita, chi volesse condividere anche questi percorsi di formazione, prima di tutto state anche pensando a qualche corso specifico proprio per un post-Covid, cioè visto che anche il mondo del lavoro cambierà molto, immagino. Certo. Sì, adesso a fine maggio parte un altro corso che sarà con la dottoressa Anna Deborah Morabito, che anche è partner nostro della Settimana della Mamma. Il corso si chiama, è un corso per affrontare le criticità del lavoro dopo il Covid-19. Quindi l'idea è, il target per dire così, sono le persone che dopo questa esperienza così critica vogliono reinventarsi professionalmente, sia perché hanno perso il lavoro, sia perché si sono resi conto che veramente c'è qualcosa nella loro vita che va cambiata. E quindi offriamo questo corso, si tratta di una ora a settimana tra il 28 maggio e il 25 giugno, è composto di 5 moduli, uno che mi sembra che anche... Il lavoro cambierà, ma il lavoro sta già cambiando. E quindi il tema delle competenze, il bilancio delle competenze, che è un tema che più tardi o prima lo dobbiamo fare noi stessi, di quell'analisi di quali sono le competenze che ho e quali devo cercare di sviluppare. Poi gli strumenti di comunicazione, il personal branding, la web reputation, le caratteristiche del mercato del lavoro, come si presentano dopo questo, dopo il Covid-19, strategie e canali per ricercare lavoro. Mi sembra che siano questi i moduli tematici. Ovviamente ciascun modulo ha punti anche da approfondire. Però è basicamente. Quindi mi sembra che sia molto interessante, cade proprio a fagiolo in questo momento, ecco perché l'hai detto, sta cambiando già il mondo del lavoro, quindi sicuramente questa pandemia accelererà alcuni processi, però insomma il mondo del lavoro sta già cambiando, è già cambiato in un certo qual modo, e però chiaramente è aperto a tutti questo corso, sono aperti anche ai maschietti. Certo, assolutamente. sì, certo, perché mi sembra che, anche se in modo virtuale, online, però la ricchezza di uomo e donna, io ci credo a questo. Io ci credo che il rapporto non sia di opposizione, ma di arricchirsi mutuamente, e su questo noi offriamo un contenuto, però mi sembra che... almeno l'atteggiamento dello istituto non è noi diamo, voi ricevete. Cerchiamo sempre di fare in un modo dinamico, di dare e ricevere, perché anche noi ci arricchiamo con i feedback degli studenti, delle cose da migliorare o da approfondire, però, e quindi facciamo sempre una comunità nel corso, una comunità che si accompagna e che continua. Tra l'altro tu hai parlato di un gruppo di ricerca che è stabile e ricordiamo che insomma sono diverse le figure che partecipano a questo gruppo, insomma consacrate ma anche mamme, professionisti, sacerdoti, ecco quindi la varietà che rappresenta un po' anche il discorso del mondo chiesa, no? Certo, sia sì. Laici che consacrati, che sacerdoti, ricordiamo sempre che è un istituto che è all'interno dell'Ateneo Regina Posto Norma, per cui con uno stampo ben chiaro cattolico, per cui questo è secondo me molto importante, no? E tra l'altro uno dei corsi che avete portato avanti è quello della figura della donna, donna e chiesa, che è un altro corso che vuole indagare un po', no?
la figura della donna all'interno della Chiesa, ma anche innescare un po' quei processi di cui Papa Francesco spesso ha parlato. Sì, è un corso che a mio avviso è come è un sogno fatto realtà, che l'abbiamo fatto diventare realtà. E ovviamente il discorso della donna all'interno della Chiesa si inserisce all'interno del discorso della riflessione sui laici, e che non è una questione di funzionalità, ma una questione di missione e di identità. Quindi abbiamo voluto affrontare questo tema partendo soprattutto da ciò che dice Papa Francesco, e con lui tutta un'eredità di pensiero che soprattutto dal Concilio Vaticano II abbiamo ricevuto. Quindi questo corso lo abbiamo fatto a settembre e la seconda parte a febbraio con studenti di... Mi sembrano che adesso non mi ricordo bene, però erano più o meno 10 nazionalità, con docenti di quasi tutte le università pontificie romane. E la Lectio Magistralis è stata tenuta dal cardinale Marco Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi. Quindi mi sembra che questo è chiamato ad essere un laboratorio di idee, perché, come ti dicevo, pensiamo al tema dell'alleanza uomo-donna, però poi quali sono le ricadute? Come possiamo tradurre questo nella vita della società, nel mondo del lavoro, però anche all'interno della Chiesa? E quindi senza riduzionismi di funzionalità, però come si può tradurre questo nel mondo della Chiesa perché la donna possa offrire e possa essere ciò che è? E svilupparsi con tutti i suoi doni, le sue competenze e anche con tutto ciò che è chiamata ad offrire alla Chiesa come mistero di comunione. Bene, Anita, siamo in chiusura, quindi mi sembra di capire che sono tante le opportunità che offrite attraverso l'Istituto. Chi volesse seguire chiaramente l'evento dei mercoledì, ma non solo, anche altre attività che portate avanti, io ricordo sempre chi può farlo anche guardando le informazioni attraverso il sito internet andando sull'Ateneo Regina Apostolorum, il sito dell'Ateneo Regina Apostolorum, quindi c'è una sezione specifica per voi, quindi lì troverà tutte le informazioni perché insomma sono veramente tanti percorsi di formazione, ma anche incontri, convegni che voi portate avanti per la figura, diciamo, per risaltare la figura della mamma, ma della figura della donna in generale. Quindi grazie mille, magari in chiusura se vuoi veramente fare un saluto e lasciarci con un messaggio anche per chi ci sta seguendo, proprio per vivere al meglio anche questa settimana della mamma, ma anche settimana di ripresa nel post-lockdown. Certo, grazie. Innanzitutto ti ringrazio per questo spazio che è sempre bello chiacchierare con te. E, a me sembra che in questo momento io veramente mi aggancio a quelle parole di Emma Ciccarelli che ti dicevo prima, il fatto di affrontare questa fase 2 e poi la fase 3 e tutte quelle che verranno dopo, senza perdere di vista ciò che è veramente essenziale. Ciò che abbiamo imparato, che mi sembra che in questo periodo abbiamo avuto il tempo per riflettere su come abbiamo portato fino adesso la nostra vita, la nostra famiglia, i nostri rapporti, la nostra vita sociale, che adesso ci manca tanto, però che il fatto di questo silenzio della nostra presenza nei confronti degli altri ci deve... far pensare come ciò che viviamo in società, che il discorso dell'individualismo non è una via di uscita, che bisogna portare avanti il paese sempre insieme, tutti insieme, ciascuno con il suo proprio contributo, piccolo o grande, però ciascuno con il suo proprio contributo, perché è tutti insieme che possiamo uscire di questa situazione. Bene, grazie mille ad Anita Cadavid, direttrice dell'Istituto di Studi Superiori sulla Donna, per essere state con noi e voi continuate a seguirci perché arriveranno altre conversazioni sempre sul tema della pandemia Covid-19, ma anche non solo.
Grazie mille a tutti. Grazie, ciao.